10 anni di indifferenza, 10 anni della strage di Lampedusa. Il 3 ottobre 2013 un incendio divampò a bordo di un'imbarcazione con a bordo 500 migranti salpati dalla Libia. Si salvarono 155, morirono 368 persone, per lo più somale ed eritree. Solo la settimana successiva un altro naufragio, 268 siriani morti, di cui 60 bambini. Da quel 3 ottobre si calcola che siano 25.000 le persone decedute in mare. Il 3 ottobre divenne la giornata della memoria e dell'accoglienza. In occasione del 10° anniversario, Ravenna ricorda le vittime del Mediterraneo con uno standardo realizzato da Gianluca Costantini sulla facciata del municipio e una serie di iniziative che culmineranno con la proiezione aperta alla cittadinanza gratuita al Cinema Mariani di Io Capitano, l'ultima regia di Matteo Garrone, premiato a Venezia, scelto dall'Italia per la corsa agli Oscar. Questa è una memoria di 10 anni fa, ma è una storia che continua da 10 anni, nel senso che i naufragi sono continuati ininterrottamente, quindi i morti ormai sono migliaia e migliaia e migliaia. Quindi ci sono sempre tantissimi bambini su queste barche, su questi necrologi purtroppo, e quindi abbiamo pensato di mettere proprio una semplice bambina con un filo spinato, però, e quel filo spinato che ha tanti significati, perché il filo spinato è un simbolo militare, è un simbolo di privatizzazione, di chiusura, di confinamento, è una cosa che ti ferisce, che ti fa molto male, e quindi anche non solo nella rotta del mare succedono queste tragedie, ma anche nella rotta balcanica, dove il filo spinato la fa da padrone. Quindi questa era l'immagine, il futuro di questi bambini. È stata una decisione a seguito di una richiesta che è pervenuta dall'associazione delle vittime per ricordare appunto questa giornata a 10 anni di distanza. Sono morte 368 persone e noi vogliamo ricordare che comunque le tragedie in mare purtroppo accadono ancora e per dimostrare che Ravenna comunque è una città accogliente. Così abbiamo deciso di chiedere a Gianluca Costantini chi meglio di lui poteva rappresentarci questa giornata, quindi con un pannello che abbiamo messo nel terrazzino del comune, e questa notte illumineremo di arancione il Teatro Alighieri, arancione come i fumogeni che vennero lanciati quella notte per chiedere aiuto, purtroppo poi con l'epilogo in Fausto che sappiamo. Quindi credo che sia doveroso ricordare queste vittime e tutte le vittime che purtroppo sempre più spesso sentiamo accadere in mare. In realtà questo cartellone apre una serie di iniziative che avete organizzato come Comune di Ravenna. Che cosa avete organizzato? Il 3 ottobre è la giornata della memoria e dell'accoglienza e il 18 ottobre è la giornata europea contro la tratta degli esseri umani. Sono due date significative per il Comune di Ravenna, che opera quotidianamente sul fronte dell'immigrazione, occupandosi di accoglienza e lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale e lavorativo. Questa data del 3 ottobre è una data molto importante perché ci permette di promuovere riflessioni e impegno perché le persone in fuga da guerre, violenze, persecuzioni possano arrivare in un luogo sicuro senza dover rischiare la vita in viaggi pericolosi. Il 18 ottobre invece nel 2006 è stata istituita la giornata europea contro la tratta. Il fenomeno della tratta degli esseri umani e lo sfruttamento dei migranti rimane una delle prime problematiche da affrontare e risolvere a livello globale. Un fenomeno che coinvolge un alto numero di migranti che, entrati in Italia in modo sia irregolare che irregolare, finiscono spesso o a volte in circuiti di marginalità sociale e illegalità e sono vittime di un sistema di sfruttamento. Il Comune di Ravenna da diversi anni ha in essere due progetti, uno legato alla tratta e allo sfruttamento della prostituzione, il progetto si chiama OLS, Oltre la strada, e fa parte anche di un progetto interregionale che vede coinvolte 5 regioni sullo sfruttamento lavorativo e le vittime di tratta relativo al lavoro che si chiama Common Ground. Il Comune di Ravenna ha deciso di organizzare a partire dal 9 ottobre fino al 18 una rassegna cinematografica in cui le scuole superiori vedranno il film di Matteo Garrone, Io Capitano, vincitore al Festival di Venezia, e la proiezione sarà un momento di riflessione e sarà gratuita per tutti i ragazzi.